Exo 3 Tour 100 non è un'assoluta novità perché è già stata presentata l'anno scorso, ma insieme alla nuova Rebel 98 e la Exo 3 Warrior 100 resta il top di gamma per i giocatori agonisti in casa Prince e forse a nostro avviso davvero il meglio che possa offrire il marchio americano. Perché ci sono tre caratteristiche di una racchetta principali: potenza, controllo e manovrabilità. Qui abbiamo un mix secondo noi davvero perfetto, perché abbiamo la potenza data soprattutto dallo schema di incordatura 16x18 e dal classico ormai sistema Exo 3, che sono questi buchi passacorde giganti che aiutano la corda a scorrere meglio. Abbiamo una manovrabilità perché parliamo di una racchetta agonistica ma da 325 grammi incordata con bilanciamento al cuore, quindi si estremizza soprattutto la manovrabilità. Il controllo perché il profilo è piuttosto sottile, arriva anche a scendere sui 18 mm e questo fa sentire bene la palla all'impatto. Quindi esce una racchetta con la quale si spinge e si ha un buonissimo controllo. Soprattutto se non si estremizzano le rotazioni, nonostante il piatto 100 aiuti in questo senso, adatta quindi al giocatore agonista dal gioco completo a tutto campo, anche piuttosto brillante, che quindi ami il back, le soluzioni di tocco, le volée. Una racchetta anche che consente grande versatilità nelle corde che si vanno a montare. Il giocatore puro agonista può andare anche sul piano filamento, ma secondo noi per mantenere questo equilibrio tra potenza, controllo e manovrabilità, l'incordatura ibrida o eventualmente anche un multifilo a tensione un pochino più alta, magari sui 20-27 kg, potrebbe estremizzare queste doti di sensibilità. L'hanno dimostrato tante dichiarazioni di giocatori professionisti, ne citiamo due a titolo di esempio: quella di Alex Bogomolov Jr., giocatore americano ora passato alla Russia. Lui stesso è rientrato nei primi 50 giocatori del mondo, ha dato ampi meriti a questo telaio, ha detto: da quando utilizzo questa racchetta il mio gioco è totalmente cambiato. Se vogliamo un po' più interessante, quello che ha detto Taylor Townsend, questa giovanissima americana di colore che è attualmente la miglior speranza del tennis americano, recente vincitrice all'Australian Open, ha detto: questa racchetta mi fa vincere quei 6-7 punti in più che talvolta decidono una partita. Quali punti in più? Quelli dove magari non arrivo bene con le gambe, quando magari sono in recupero. L'estrema manovrabilità, la facilità con la quale la palla esce dalle corde mi aiuta anche in queste situazioni. Quindi se si ha un gioco molto versatile, un gioco oseremmo dire anche piuttosto brillante, questa racchetta davvero dà ampie soddisfazioni.